Partiamo come partite sempre voi, videorun.it sempre. Però guarda che il problema rimane, perché Martina è sempre piena di capelli, tu si tieni i capelli e io faccio sempre che sta in vacanza totale. Che succede? Guarda, sono i pappagallini che mi fanno compagnia fuori dal terrazzo, oggi siamo fuori io e loro, cioè, non è che c'è sole, però sono i miei due pappagallini, due disgraziati. Io da poco sono salito dal giardino dove ho salutato Ciruzzo e Camillo. Ciruzzo come al solito ronfa, perché russo a tutta forza, chissà che la sta. Camillo invece è molto più tranquillo, che andava gironzolando come al solito, da buon cane da caccia. Intanto fammi salutare tutti i tuoi appassionati che ti seguono, come giusto che sia. Un saluto a chi conosco, un saluto a chi non conosco. Marco, se poi dovesse apparire qualcosa, io non leggo niente, sono cecato, lo sai, quindi magari hai tu qualche input. Vabbè, abbiamo anche qualche amico di in un comune. certo, sì, vabbè, a parte che ne abbiamo tanti in comune, cioè, visto che si è collegato pure Giglio, ci sta, vabbè, Grande Giglio. Rolandino, ci sono già parecchi amici collegati. Io, come tutti, come Videorun sceglie il meglio di quello che c'è sul territorio, così io in queste dirette ho cercato di prendere il meglio di quello che potevano essere gli interlocutori per poter parlare di determinate cose. Tranne un'eccezione, quella che è Tranne? un'eccezione, quella di oggi. No, quella di oggi invece è molto importante perché ci abbiamo messo un po' di tempo per fare questa diretta per parlare di qualcosa di specifico. Perché Certo. comunque poi io seguo tutte le dirette di Videorun, stiamo sempre in contatto, fare delle cose che poi i nostri amici diventano dei doppioni sono delle cose anche brutte, che non hanno brutte no, però comunque non ha senso. Utilizzare un'ora di tempo è bella per dare qualche informazione nuova. E ho chiesto il tuo aiuto proprio perché in questi ultimi giorni, in queste ultime settimane, ho riscontrato un sacco di persone che stanno avendo dei piccoli infortuni dovuti a Alla determinate sedentarietà, cose. perché stanno fermi, perché non fanno niente, per altri motivi. Perché invece al contrario, perché tanti di noi si sono improvvisati atleti di diverse attività, quindi chi si è un pochettino impegnato in più su determinate discipline che possono essere la ginnastica aerobica, cose diverse, però quelli che mi stanno dando delle notizie sono ragazzi che comunque correndo si sono fatti male, ma fatti male in che senso? Nel senso che correndo su piccoli spazi, correndo su piccole distanze, volendo per forza correre, anche se abbiamo solo 14 metri oppure 20 metri, qualcuno di questi sta iniziando ad avere qualche problemino muscolare. E la E mia si prima chiedono, domanda dimmi Marco, che mi no, viene, oh, la prima, dimmi. prima domanda che mi viene da farti è quella di dirti: è meglio in questi periodi di blocco, che comunque teoricamente ne dovremmo avere almeno altri 15 di giorni di fermo, impegnarsi a voler per forza correre su un percorso breve, o sarebbe meglio fare qualche cosa di diverso, riducendo anche quello che è l'allenamento da una corsa a una semplice camminata? Marco, mi meraviglio che ti vengono a chiedere anche perché si sono fatti male, perché basta solo leggere il fatto e tradurre in fatti tecnici il correre in pochi metri quadrati, un balcone, un garage, una stanza, è una follia, è una stronzata, lasciami passare i termini, francesismo, come a volte dico su Videorun, perché è una sciocchezza senza fine. Fa molto, molto, molte volte molto meglio rinunciare a un allenamento tra grandi virgolette, non una virgoletta, tra un milione di virgolette, perché questo non è un allenamento. Molto meglio rinunciare a questi momenti che farli, perché è una sciocchezza. È normale che i tendini vengano sottoposti a uno stress esagerato, così come tutte le articolazioni, prima a volare via sono i tendini e le ginocchia, ed è una follia. Si rischia di arrivare poi
quando De Luca ci darà l'opportunità di ritornare a correre, si rischia di dover rinunciare perché si è infortunati. E quindi sarebbe il colmo, anzi è il colmo, perché il rischio è grandissimo, è materiale, è reale. Noi, se hai notato, in questi giorni con Martina abbiamo promozionato questo appuntamento Io Corro in Casa, un'iniziativa dell'Atletica Fragola, ma è goliardica. È finalizzata la Infatti. raccolta dei fondi, puoi fare anche 10 metri. L'importante è finanziare questo gruzzoletto di solidarietà che va a favore dell'ospedale Cotugno. È una, La finalità è è un, quella, ma tutto il resto è una è una, sciocchezza. la, diciamo che questo, beh, dato un assist a una cosa che volevo proporre alla fine della discussione, della chiacchierata. Io parlando con qualcuno oggi dell'organizzazione dicevo: ma se io mi iscrivo e mi prendo 10 pettorali e poi non faccio neanche un metro, tu ti dispiace? Giustamente diceva quello che dici tu, cioè questo discorso di fare io corro a casa come New Atletica Fragola è un discorso proprio di fare un piccolo atto di beneficenza a un Certo. ospedale che sta facendo tanto, ma veramente tanto per la regione Campania. In quel Fra caso l'altro, lì sono. Dimmi, Marco, no, perdonami. fra l'altro ricordiamo che comunque anche domani c'è un altro evento del genere con gli amici di Salerno che pure hanno fatto Sì, una cosa quell'atletica simile. anche importante, ma qualsiasi iniziativa in questo senso è importantissima. Ecco perché noi ci siamo prestati con Martina, ci siamo prestati a fare promozione, abbiamo cercato di arrivare un po' ovunque. Ed sono belle cose, perché dà il segnale della sensibilità, ma al di là della voglia di correre a tutti i costi da parte di qualche pazzoide che si fa mezza maratona o una maratona nel balcone, che è una follia, no? Non sono atleti, sono dei folli. Là ci vuole un team di psichiatri disposti ad accudire queste persone, che sono pericolose, perché uno che arriva a fare cose del genere significa che c'è qualche rotellina che non è proprio coordinata con tutto il resto. Quindi attenzione. Poi, se siete dei Vabbè, fortunati, come scrivevo ai ragazzi della podistica normanna che mi hanno chiesto delle indicazioni tecniche in questo periodo, e con piacere gliel'ho mandate, se avete un tapis e se avete una cyclette, allora lì è un discorso diverso, si può anche approntare un qualcosa di più completo, sempre però tenendo presente che il tappeto non è la corsa su strada, comunque sia, e tu lo sai Marco, più è evoluto il tappeto, migliore è l'appoggio, però non sarà mai l'appoggio di quello su strada. Ci si può e molto infatti, avvicinare, ma non sarà mai lo stesso, quindi bisogna stare attenti. quest'altra notizia che dai mi dà due assist. Uno, che è il primo, quello di che in prima persona ti dico che dopo aver fatto 3, forse 4 giorni di camminata, solo di camminata, perché ti dico che veramente questo periodo, a parte un piccolo fastidio che avevo la schiena, quindi ho cercato di sfruttarlo proprio per rinforzare un pochettino la zona mancante, quella dove era la muscolatura, perché davanti sono ben ampie le muscolature che ho. E ho proprio fatto, dopo 3-4 giorni di tappeto, ho deciso di lasciare e mi sono fatto un piccolo circuito nella parte del box e nella parte anteriore al palazzo, dove sono riuscito a tracciarmi un percorso di quasi 600-650 metri. Ripetuto, per esempio stamattina l'ho ripetuto per 7 volte e mi sono fatto i quasi 6 km e qualcosina. Allora, in quel caso, giustamente togliere il tappeto, perché il tappeto per me, almeno per me personalmente, anche se è un buon tappeto, diventa molto, molto Vedi. noioso. E poi una cosa che tu dicevi giustamente, ed è una cosa che io ribatto dal primo giorno che ho aperto il negozio, che la corsa sul tappeto dà un appoggio completamente diverso a quello che è l'appoggio su strada. Anche la risposta in termini di ritmi, perché molti ti ricordi quando si facevano le visite mediche, si fanno ancora le visite mediche sul tappeto, e molti di noi, compreso io, scoprì allora che c'era un'enorme difficoltà a mantenere il ritmo che normalmente tenevi in gara o in allenamento su Tranquillo. strada piuttosto che quelle su tappeto, e a volte si utilizzavano anche dei tappeti molto evoluti, e questo sta a significare che bisogna stare comunque molto attenti, perché c'è qualcosa che non va nell'appoggio, perché poi alla fine, se non traduci in ritmo, significa che il problema è proprio sta nella spinta, e quindi è proprio nell'appoggio. Te lo confermo, perché tra l'altro hai venduto e 20 anni di tappeti, lo ricordo male.
Sì, anche perché è come da questa tua informazione, comunque ricordo che è proprio quello che io dal primo momento dicevo quando ho aperto il negozio, non ho mai voluto fare i test sul tappeto per scegliere l'appoggio e la scarpa. Ho sempre preferito far camminare o anche corricchiare la persona, anche su una distanza del negozio che non è certamente una distanza di 100 metri, però vedere come lui muoveva il piede su una parte che potrebbe essere l'asfalto, che invece è la parte del negozio, e no su un tappeto che di per sé è morbido e corregge, cioè corregge, a volte accentua i gradi di pronazione o di Certo, supinazione. e quella bisogna stare decisamente molto attenti. E Quello che quindi in conta, questo. Marco, perdonami se ti interrompo, è più che interessarsi a trovare i 50 metri, 100 metri da ripetere sine die, senza definizione di termine, cosa che può distruggere le articolazioni. Quello che vi consiglio fortemente e consiglio sempre, attenzione all'alimentazione, è fondamentale. Arrivare all'inizio di maggio, nella speranza che venga riaperta l'opportunità a tutti di correre, poi farò anche un inciso su questo, su questa lettera che sta circolando per quanto riguarda la richiesta al presidente De Luca di tornare a correre da parte della federazione e tutto il resto. Abbiamo avuto un piccolo battibecco anche sul battibecco. Allora, in questi primi 15 minuti abbiamo già fatto tre cose. Abbiamo bocciato le corse, cioè bocciato, consigliato di non fare le corse, bocciato. Ma Allora, assolutamente. dobbiamo essere, io e te siamo franchi di cerimonia, purtroppo è il nostro Zero bene e il attacco. nostro male. Ma è giusto così. Ti devi dare dei Allora, consigli. li dobbiamo dare quella. Prima di tutto abbiamo bocciato queste distanze brevi, correre sui 15 metri su un terrazzo, anche se è bello avere un terrazzo di 15 metri, però avanti e indietro 15 metri su un terrazzo ti fai male. Farti tantissimi chilometri su un tappeto può essere che non ti fai male, ma diventa scocciante. Quindi cerchiamo di camminare tantissimo, muoverci quanto di più possibile. Un'altra cosa che ti volevo chiedere importante, pensi che chi ha la fortuna di abitare anche a piani alti, utilizzare le scale come fase di allenamento potrebbe essere un qualche cosa anche di giusto? Sì, Marco, sì, anche questo argomento l'abbiamo trattato su Videoland con Martina. Sì, è decisamente importante perché aiuta a mantenere sia la tonicità muscolare e sia per poter lavorare sulla soglia aerobica facendo ritmi tranquilli in salita o quella anaerobica. In questo caso però consiglio di fare rampe di scale massimo di 80 gradini, cioè 4 piani, facendola a un ritmo quasi massimale in salita. Questo ti dà un grande lavoro cardiaco, la capacità di miglioramento della gittata sistolica, praticamente va un po' a imitare i fatidici sprint in salita, Marco, che tu ricorderai, facevamo anche noi a suo Sulla tempo, tanti Madonnina. anni fa, sulla Madonnina, mitica Madonnina, dove adesso va mia nipote Giulia a farli, ma non solo lei, pure altri miei atleti della zona. E le scale sono importantissime, quindi fatte a un ritmo tranquillo. Una bella rampa di scale, anche molto lunga in questo caso, se tu vado a un palazzo di 8 piani, tanto meglio, però fate a un ritmo tranquillo. Se volete fare un lavoro anaerobico, in questo caso consiglio massimo 4 piani, salendo 2 gradini per volta, quasi massimali, in modo tale da arrivare su ad avere battiti cardiaci molto alti, poi ritornare piano piano un gradino alla volta fin giù, 10-15 secondi di riposo da fermo, in modo da abbassare, tentare, tendere ad abbassare di nuovo qualcosina in più il numero dei battiti in partenza e poi ripartire di nuovo in accelerazione e rifarli. Leggevo mentre tu parlavi di questo, qualche amico diceva però scendere con l'ascensore sarebbe migliore E muori da caldo, ti per garantisco che muori da caldo, ti manca il respiro quando arriverai su, soprattutto se li fai a birra, sarà tremendo perché la temperatura sarà altissima visto che non c'è reazione nel palazzo e quando entrerai in ascensore si appannerà praticamente, diventa tipo Milano quando c'è la nebbia e non conviene. No, chi è? Salvatore Coppola, vedi, ci dice che lui li sta facendo, però sta recuperando scendendo con l'ascensore. Vabbè, chi c'ha l'ascensore abita all'ottavo piano, può scendere con l'ascensore, però se invece riesce a fare il recupero. Mai scendere velocemente, perché ricordate che è la discesa che crea problemi, non è la salita. La salita non crea mai problemi ad un atleta, il problema sono le discese, anche in gara.
le scale, figuriamoci ancora di più, quindi stare molto attenti, soprattutto perché poi le scale c'è il problema di girare praticamente a 360 gradi, cioè ritornare praticamente indietro, quindi bisogna stare molto attenti. In salita si può fare. E adesso mi hai fatto ricordare cioè, diciamo, l'infortunio che mi ha bloccato la carriera, stavo dicendo grosso, l'infortunio che mi ha comunque fermato a correre a determinati ritmi su una gara che noi amavamo tanto, che era una gara da Stracci Ferdinando. Ricordi Non solo bene. a te, Marco. Se ti ricordi, caro amatissimo Catello Balestrieri, ebbe i grossi problemi, una fase di grandissima evoluzione tecnica, fece un garone eccezionale, ma proprio per fare quel garone eccezionale, per spingere in discesa, essendo pure un atleta molto veloce, ebbe grossi problemi che non abbiamo mai risolto a suo tempo. E lì mi accorsi anche della pochezza. Lasciami passare il termine dell'ortopedia campana, perché facemmo 10 ortopedici, gli dissero 10 cose diverse, quindi matematicamente al massimo uno tra quei 10 ha Di indovinato, quelli. gli altri 9 sono dei caproni, perciò da allora ho molta paura di avere contatti con gli ortopedici, tranne qualche eccezione, naturalmente. Ricordiamo giusto agli amici, perché ce ne sono tanti che forse non conoscono neanche questa gara. È una gara che partiva dal centro di Gragnano, si saliva fino a Pimonte e poi per la statale si riscendeva di nuovo a Gragnano. Se non ricordo male, erano 12 o 14 km. Qualcosina in più, Marco. Secondo me eravamo sopra i 14, sì, qualcosina sopra i Sì, 14. sopra i No, 14, sì, perché c'era perché il. se non ricordo male, dall'altezza dove c'è adesso l'MD, per intenderci, a Sigliano, da lì fino alla piazza erano 7 km. Da lì, quindi da giù Sì, era allora qualcosa. era qualcosina in più, perché poi 15, c'era il mito di fare il sotto l'ora in vedi, quel. ci troviamo, Sì. ci troviamo, ci troviamo. Una gara particolare, tutta salita all'inizio, tutta discesa, e c'erano pure dei picchi di discesa notevolissimi che portavano al traguardo. Molto bene. Quello che poi ha dato vita alla Mare Monti, se ti ricordi, che noi Sì, abolimmo la Ferdinando per partire da Gragnano le prime due edizioni e arrivare a Sorrento. Poi partimmo dalle Terme di Stabia per arrivare a Sorrento, ma questa è una storia successiva che poi è nata da una figlia della Mare Monti, la Stabia Equa, quella che stiamo vivendo alla grande in queste nuove edizioni. una continua evoluzione. Partimmo, mi ricordo benissimo, quelle sere che si iniziavano a pensare alla Mare Monti, dove dammo il nome Mare Monti 2000, perché doveva essere l'edizione del 2000, e adesso siamo al 2020. Dovrei ancora avere la felpa della Maremonte 2000 e non ricordo dove l'ho messa, ma dovrei averla da qualche parte. Ed era proprio il Allora, nome iniziale, poi l'abbiamo abolita, abbiamo lasciato solo Maremonte. solo Mare Monti. E allora adesso ti faccio ricordare un'altra cosa. Diciamo che adesso siamo passati un po' sui ricordi. Oggi, proprio stamattina, ho visto indossato una tuta che era dei colori blu, fucsia e bianco. Vediamo se questi tre colori ti ricordano qualche cosa. Running Gragnano? Running Gragnano. Running Gragnano, grande. Quando facevamo la società Gragnano, mi ricordo. Alla sede di Andrea Fontanella, tra l'altro, sempre lì, perché il nostro punto di Sì. ritrovo era il Poi sì, ristorante Ziferdinando. era il nostro punto di ritrovo, era il nostro punto. Infatti, ieri stavo sistemando, no, ieri l'altro stavo sistemando delle foto e sono uscite altre foto molto compromettenti che Che i capelli, Marco, lascia che stare. Adele Tu diceva: ma queste le devi lo sai pubblicare. che No, queste non le posso pubblicare. bravo, tu lo sai che puoi ricattarmi in qualsiasi momento, quindi cerca di evitarla, qualsiasi cifra. E sono uscite queste foto molto belle. Proprio oggi c'era un mio, diciamo, c'era Franco, mio zio, te lo dico così perché sennò alla fine ci andiamo Ok. a impazzire ieri, e stava indossando la tuta della Running Gragnano. Grande Franco. Per Grande dirti Franco. i materiali che noi nel 1994 utilizzavamo, cosa de a distanza di 26 anni sono ancora in Un giro. presidente Giovanni Amati, che ancora corre, il presidentissimo, ancora va correndo, sta con Salerno, con i Sta con ragazzi della Salerno.
Running Salerno. Ci siamo sentiti proprio pochi giorni fa, prima di Pasqua, per gli auguri e poi anche per... sono sempre il suo fornitore ufficiale, anche se sta a Salerno, e poi anche per altre cose. E proprio con lui, mi ha fatto, proprio Giovanni mi ha fatto una battuta che diceva: tu no, alla maratona di Boston non ci devi andare, è scritto, perché non so se ti ricordi, nel 96 loro hanno partecipato, no, dovevamo partecipare anche centenario, centenario. a quella del centenario, poi io purtroppo per delle problematiche mie non ho potuto partecipare a quell'edizione, loro ci andarono. Quest'anno, come ben sai, io dovevo partecipare domani alla maratona di Boston, dove Gerito Bordin però nel 96 loro la vincero. No, fai come la Ruiz, hai letto quello che ho mandato in giro in questi giorni? Ho mandato proprio riferimento alla maratona di Boston. 1980, la Ruiz, un'atleta cubana, che fece solo l'ultimo miglio della maratona e vinse la maratona, facendo anche il record della maratona con 3 minuti di vantaggio sul vecchio precedente record. Nessuno conosceva questa atleta, i giornalisti si guardavano in faccia e dicevano: ma che sta questa miseria che ha vinto questa? Dopo qualche settimana si resero conto che questa maratona aveva fatto solo l'ultimo miglio, gli ultimi 1500 metri. E cosa particolare è che giustamente quando arrivò all'arrivo non era né sudata né affaticata, ne aveva stabilito il record. Cose. Avevo letto questo messaggio, mi ero riproposto di andare a vedere il perché poi e come l'avrebbero scoperta nel futuro, poi mi sono dimenticato, adesso me l'hai ricordato. No, poi certamente ero un'altra chicca su questo atleta, perché c'è un precedente grazie al quale poi erano stati indotti a credere, perché non avevano prove contro questa ragazza. Avevano solo la denuncia fatta dalla ragazza che arrivò seconda, che disse: ma a me ogni volta che passavo a qualsiasi quartiere mi dicevano sei prima, sei prima, sei prima, nessuno mi ha superato fino alla fine e mi ritrovo seconda. Non solo, ma la ragazza cubana, quando gli chiedevano le emozioni che aveva provato durante il percorso, a un certo punto di riferimento della gara, dove c'erano i gruppi che ballavano, non si ricordava niente, giustamente. C'era stata. È rimasta la più grande imbroglio della storia della corsa. Lui, cubana. E invece un'emozione positiva di Boston è rivedere, e me l'ha mandato proprio lui, proprio Gelindo, ieri, perché proprio ieri era il 30esimo, perché quando lui ha corso la maratona era il 16 o il 17 di aprile. Ma oggi, vabbè, in questi giorni di quarantena, io non so neanche oggi quanti ce ne abbiamo, 18. Oggi ne abbiamo 18, sì. Allora, l'altro ieri mi mandò il video dell'arrivo di quando lui ha vinto 30 anni fa la maratona di Boston. Fu l'anno dopo, 2 anni dopo la maratona olimpica. 2 anni. Lui è due, nel 90. Nel 90. Nel 90, sì. Nel 90. Marco, ma stavi pure tu correndo nell'88 quando ci annunciarono per strada che aveva vinto Bordin la maratona di Seul? Noi stavamo facendo allenamento, ricordo, quella No, mattina. in quel periodo diciamo che ero un po' più piccolino di voi, quindi non correvo con voi e io stavo vicino al televisore a guardare le Olimpiadi. Mi è Mi rimasto ricordo impresso, benissimo. ero al volo mentre stavamo correndo, il Bordin ha vinto la Perché era la maratona, mattina, era la mattina presto, era la sì, mattina presto, mi ricordo benissimo. stavamo all'altezza del famoso beach, eravamo un gruppo e io ancora correvo a suo tempo, tenevo pure i capelli in quel periodo, pochi mi tenevo. E mi ricordo, mi è rimasta impressa di questo, che abbassò il finestrino e disse: l'italiano ha vinto la maratona. E l'italiano, che poteva essere solo Gelindo Bordin, Solo infatti. lui. Cioè, poi ce lo vedemmo registrato quando trasmisero la bellissima emozione, incredibile. Ma Bordin era un pazzo, è uno dei pochi al mondo che era capace di sostenere veramente al giorno. È un pazzo per altre cose, ma è ancora un pazzo. L'ho conosciuto, grazie a te l'ho conosciuto meglio, quindi. Noi l'abbiamo conosciuto molto, ma molto bene. E io Prima di venire infatti non... Running Gragnano, mi pare che venne all'inaugurazione della sede. Ti Sì, ricordi, Marco? Che c'era l'abbiamo avuto la all'inaugurazione e anche quelle foto sono ieri ho ritrovato nel baule dei ricordi. Nel ma che baule dei cosa? ricordi.
Secondo me ne tiene tutto che i fotonici. Ne tengo fra quelle là che ho visto, ne tengo almeno 4 o 5 di varie cose diverse che abbiamo fatto insieme. Di varie cose diverse che abbiamo fatto insieme, belle. Poi comunque ci sono poi i nostri filmati di quando facevamo gli interventi prima no, aspetta, Compodisti Doc, sì. Compodisti Sì, Doc, dove abbiamo Podisti fatto un Doc bel tour iniziamo dal di 90. video. Podisti Doc abbiamo iniziato nel 2002. 2002, sono 18 All'inizio. anni. Prossimo autunno saranno 18 anni dall'inizio di Podisti Doc. Sì, abbiamo collaborato tante volte, poi c'è E stata la compagnia. ci sono ancora tanti video che girano, a volte pure ragazzi che si fanno vedere questi video di tanti anni fa e mi fanno le domande su determinate cose, anche se poi col corso degli anni le tecnologie sono completamente cambiate, quindi anche gli consigli che davamo allora non sempre valgono Ah anche beh, adesso. è normale, se no l'atletica non andrebbe avanti. Ho letto, fammi ritornare un po' al discorso che stavo facendo per quanto riguarda la ripresa a correre, la richiesta della federazione Sì. di tornare a correre. Su una cosa non sono d'accordo con alcuni miei atleti che hanno detto, va bene, noi abbiamo fatto la richiesta soprattutto per gli atleti della FIDAL e degli altri enti di promozione. Per me non è Sbagliatissimo. correre è libertà allo stato puro, quindi o corrono tutti. O non corre nessuno, non ha senso dire possono correre solo gli atleti tesserati. Un discorso in pista posso pure essere d'accordo, perché la pista è dedicata soprattutto a chi fa agonismo, ma per strada, ovunque, se si liberalizza la possibilità di andare a fare la spesa, di scendere normalmente, senza bisogno di vincoli, quale motivo si dovrebbe autorizzare solo il podista tesserato? La tessera non è un'autorizzazione alla libertà, la libertà è libertà, punto. E la Su corsa questo è la sono massima espressione della libertà, quindi deve essere per tutti, non solo per gli atleti tesserati. d'accordissimo e devo dirti la verità, anche io non è che sono tanto a favore di questa richiesta. Diciamo che questa richiesta fatta in questo momento lascia il tempo che trovo, perché comunque in teoria stiamo a 15 giorni da quello che potrebbe essere, da voci di corridoio, almeno l'apertura alle attività nei dintorni dell'abitazione aperti. Quindi fare la richiesta adesso e poi farla soprattutto per un discorso solo per i tesserati FIDAL, addirittura si parlava proprio solo di tesserati FIDAL, se non mi sbaglio, dove poi ci sono tanti enti di promozione sul nostro territorio, sembra molto riduttivo. Io penso che questa chiusura, tanti la criticano molto duramente, la chiusura di De Luca a far fare l'attività di corsa. Io purtroppo penso che sia stata giusta, anche se ha dato non poche problematiche anche la vendita online dei miei prodotti Ah, principali. beh, certo, Ma se uno che ha subito indubbiamente, poi non vuoi, ne hai subito il colpo. Sono d'accordo con te. Io, De Luca, andava chiuso tutto, ma non tanto perché potesse essere un veicolo di trasporto, perché chi corre da solo sulla spiaggia, chi cavolo va a trasportare il problema, ma per una questione di simbolo, di quello che rappresentava, per chi era costretto a stare in casa e poi vedere uno, sembrava un segnale di strapotenza. E questo io ai miei atleti l'ho detto subito, immediatamente, per me non dovete correre, infatti il 95% dei miei atleti, e nell'Eno 185 circa, non stanno correndo, e sta correndo qualcuno che sta andando un po' contro le regole, e qualcuno che sta magari abita nel Molise, in Abruzzo, in completamente isolato. Allora, se fa vedere a me su, mi corregge a qualche capito, ci hanno sentito, hai visto? Ci hanno sentito che stavamo dicendo. Facciamo. È passata la macchina che dice non uscite di strada, non dovete fare gli non riuscito assembramenti. che c'è il megafono. Un po' come ieri quando hai iniziato a parlare del fatto di Gianluca che si è staccata la tua connessione quando stai facendo la diretta su Ho Videorun.it. avuto problemi con Modest, probabilmente mi ha lasciato in mutande. Non è No, là è stato una De cosa. Luca. È De Luca che ci sta con la mangiafiamme.
Poi ritornando Io su questo posso discorso, dedicarci poi solo qualche minuto ancora, Marco, poi devo scendere giù, ma aspetta sì, un minuto. anche noi facciamo una mezz'oretta, giusto per chiudere il discorso che stavamo facendo su questa della validità di questa chiusura, perché poi d'altronde teniamo presente anche un'altra cosa: noi pensiamo a noi che normalmente corriamo, però consideriamo tutte quelle persone che fanno altre discipline, persone che vanno in piscina, persone che fanno palestra, persone che giocano a calcio, persone che giocano a tennis. Nel momento in cui tutti questi centri vengono chiusi, il primo pensiero che fanno è quello di dire: mi metto un paio di scarpette e me ne vado a correre. Immaginati la villa in questo mese e mezzo, se tutte queste persone avrebbero potuto fare l'attività. Noi normalmente la villa la mattina è più Infatti, popolata del pomeriggio. mi sa, Sono Marco, che tante cose. metteranno alla ripresa, dovranno mettere i semafori, perché Villa Comunale già di suo, e tu lo stai confermando adesso, è zeppa di podisti appassionati, non tanto podisti, perché si fa un po' di tutto, chi saltella, chi passeggia, chi corre, chi va lentamente, chi va velocemente, ma adesso con tanta voglia di ripresa, ecco, anche chi deve fare tennis deve passare prima da una fase iniziale di rodaggio, di ripresa di una capacità aerobica di base, il minimo, per poi ritornare a giocare a tennis. E quindi l'opzione migliore, la regina di tutti gli sport, che se vuoi fare anche il calciatore, e soprattutto il calciatore, devi passare attraverso la corsa. Quindi, secondo me, Castellammare sarà ancora più invasa, ma tutti saranno, tutti i luoghi di ritrovo e le ville comunali, gli spazi aperti saranno invasi. Lì bisogna stare un po' attenti perché la vicinanza e la promiscuità non è positiva. In quel caso una regola ci vuole. Allora, lanciamo proprio questo messaggio in chiusura. Lanciamo il messaggio di ripresa. Io ho un gruppo, tu lo sai, io ho un gruppo di ragazzi che con me Orange. si allenano, gli Orange, e ho ricambiato il nome del gruppo WhatsApp. L'ho proprio richiamato Ripresa Orange, nel senso Perfetto. di tanti di loro che in questo periodo, volenti o nolenti, non riescono a fare attività perché tante problematiche, chi lavora. Chi comunque sta lavorando, chi ha i bambini a casa, ci sono tante ragazze che partecipano ai miei gruppi, e proprio ho detto Ripresa Orange perché nel momento in cui avremo la possibilità, i primi allenamenti, e spero che tu sia d'accordo con me, anche perché io vengo dalla tua scuola, saranno quelli là proprio di una camminata e di utilizzare Certo. camminate veloci per riprenderci. Non posso che essere d'accordo, Marco, è la scelta necessaria, è fondamentale, è propedeutica, è prioritaria. Bisogna iniziare così proprio per evitare, ritornando al discorso, magari si è messo qualche chilo in più, c'è una fase di arrugginimento che è naturale in una fase di un mese e mezzo, 2 mesi di stop, e allora l'intelligenza sta nel riprendere gradualmente, altrimenti l'infortunio è dietro la porta. Bisogna stare attentissimi, è una fase di avviamento, ecco, di una ripresa. Naturalmente la fisiologia di un atleta non è una fisiologia di un sedentario che ha bisogno di chissà quanto tempo per rimettersi in condizione, e proprio per questo bisogna rispettare. Basteranno 2 settimane, 3 settimane, si ritornerà quasi al regime. Quindi è ottima scelta la tua, ma del resto, giustamente, vieni dalla mia scuola, sai come la penso. Chi pratica lo zoppo immagina zoppicare. Spero di Va pubblicare. bene, Oui, Marco, grazie per la ti diretta, è ringrazio, sei stato un stato piacere. gentilissimo di stare con noi. E abbiamo giusto due premure agli amici che sono in collegamento. Uno è quello che hanno ancora tempo, se vogliono partecipare alla raccolta fondi che stanno facendo gli amici di Salerno per la gara che Ok. doveva esserci domani. Ricordo agli altri amici che invece la settimana prossima partiremo con una diretta proprio con uno degli organizzatori della gara della New Atletica Fragora, dove ci spiegherà tutto quello che poi è l'impostazione e il tipo di partecipazione per questo evento mediatico del 26 di aprile, che naturalmente tu insieme a noi stai proponendo. Sì, stiamo proponendo e forse faremo anche il commento. Con Martina dovremmo fare anche un commento tecnico tra stanza da letto, stanza da bagno e corridoi vari. Ci saremo, cercheremo di esserci. È una bella cosa, ragazzi, partecipate.
e mi aggiungo all'invito fatto da Marco, partecipate tutti, cerchiamo di dare una mano perché poi mia moglie, lo sai, lavora al Cotugno, quindi io sono al centro di mille attenzioni, in un periodo difficilissimo, non potete avere idea dell'ansia che ti percuote quotidianamente, perché veramente ti senti percosso da una situazione del genere, però sono realtà bellissime della nostra regione, teniamocele strette, io l'ho sempre saputo, voi l'avete scoperta adesso, ma io so bene Cotugno che ci sono le eccellenze dal punto di vista professionale e strutturali e dei servizi. E adesso possiamo dare una mano e dimostrare sì, ci sono. E queste iniziative degli amici di Salerno, degli amici di Afragola sono iniziative importantissime, però diventeranno ancora più tali se gli diamo una mano. Ti ringrazio, come sempre gentilissimo nel stare con noi, un abbraccio fortissimo e spero che questo abbraccio Grazie. fortissimo ce lo riusciamo a dare presto o nel negozio a Castellammare o nel tuo punto di registrazione, sempre a Gragnano, no? Tu sei di Gragnano, Gragnano, scusate. sto Gragnano. Saluto e pizza. Ciao Grazie Marco, buona serata e Marco, salutiamo tutti gli amici. grande Marco. Elite Sport, Castellammare di Stabia. E passate sulle nostre pagine, Videoland. Grande. Ciao, ciao a tutti. Ciao ragazzi, Ciao Marco. una diretta variegata. Abbiamo parlato un po' di quello che è l'aspetto tecnico, abbiamo parlato un po' di quello che sono i ricordi che ci uniscono e poi abbiamo messo in evidenza questo discorso di queste attività. Vi ricordo che fino a domani abbiamo questa attività con i ragazzi di Salerno, importantissima. Subito da lunedì partiamo poi con quest'altra nuova attività con i ragazzi di Afragola. Vi lascio un sabato sera tranquillo, vi lascio alle vostre pizze, a infornare le vostre pizze, perché lo so che tanti di voi stanno impastando. E un abbraccio forte e ci vediamo domani, forse alle ore 17, con un caffè da Casa Edit. Lì ci facciamo un po' di chiacchierate come facciamo sempre tra di noi, ci divertiamo un pochettino e ci facciamo quelle risatine che ci piace tanto fare. Buon sabato a tutti, un abbraccio a tutti, un abbraccio veramente.